Benvenuti al nuovo appuntamento del TG Web Bliss del Consiglio regionale della Basilicata. Dopo l'esperienza avviata in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, anche in Basilicata si inizia a discutere del cosiddetto regionalismo differenziato. L'articolo 116 della Costituzione prevede la possibilità per le regioni con i conti in ordine di negoziare con lo Stato maggiori spazi di autonomia in alcune materie. Entro pochi mesi dovrebbe essere pronto un documento che stabilirà tempi e modalità di questa sfida. Per la Basilicata, la possibilità di nuovi spazi di autonomia è di grande importanza per poter rafforzare la propria azione nei settori della tutela ambientale, dell'istruzione e ricerca, della tutela e realizzazione dei beni culturali, delle grandi reti di trasporto. Complessivamente per le regioni è una nuova sfida per un governo più vicino ai cittadini e per una democrazia migliore. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Sant'Arsiero nel convegno svoltosi a Potenza. Nessun dubbio, ha sottolineato il consigliere Napoli, che il rilancio del Sud e della Basilicata possa dipendere dalla riqualificazione dell'offerta pubblica, ma occorre domandarsi se è necessario avere maggiori competenze o potrebbero bastare quelle che già ci sono, magari gestendole con efficacia, efficienza, economicità e senso di appartenenza alla comunità. Per il presidente della prima commissione, la Corazza, al di là delle legittime differenze politiche, l'autonomia è la strada che può unire per responsabilizzare i territori e le classi dirigenti e costruire le condizioni per una stagione di cambiamento basata su efficienza e solidarietà. La scommessa dei derivati, prodotti finanziari acquistati negli anni scorsi da molti enti pubblici, è costata alla Regione Basilicata circa 44 milioni di euro. Lo ricorda il consigliere Perrino, evidenziando che oggi la Regione ha concrete possibilità di ottenere un risarcimento dopo che la Commissione europea ha accertato che c'era un cartello tra le principali banche europee con lo scopo di manipolare a proprio vantaggio il corso del tasso Euribor. Accorgersi solo ora che alla Regione manca il bilancio da ben 4 mesi è sintomatico della incompetenza dei politici lucani. E quanto afferma il consigliere Rosa, la realtà, aggiunge, è che la Giunta non sa come chiudere i conti. Lo farà, ma come sempre sarà un continuo violare le norme sui bilanci pubblici. La politica lucana non sa affrontare la drammaticità della situazione. La Regione ha sperperato troppo e le uniche vittime saranno i cittadini. Valorizzazione della qualità del cibo e della corretta alimentazione. È lo scopo del progetto chiamato Mamma Mia, che nell'ambito delle iniziative per Matera 2019 prevede la realizzazione di 10.000 cene con famiglie, amici ed ospiti sconosciuti. Così dicono i consiglieri Pace e Soranno. La Basilicata sarà protagonista sul palcoscenico internazionale con la cucina materana, espressione di un intero sistema culturale incentrato sulla qualità, sulla salubrità e sulla distintività territoriale. Tutelare le piccole e medie imprese lucane nei lavori per il sesto lotto della strada Tito Brienza. È la richiesta del consigliere Benedetto. Non consentiremo che subappalto e manodopera siano solo a vantaggio di imprese e lavoratori extraregionali, afferma Benedetto, che invita ad accrescere attenzione e vigilanza affinché gli impegni assunti ai tavoli nazionali e regionali siano mantenuti nell'interesse dell'economia, dell'imprenditoria e dei lavoratori lucani. Adeguare la normativa regionale alle disposizioni europee e statali in materia di rifiuti, siti contaminati e rischio amianto. È lo scopo del disegno di legge che, dopo il via libera della terza commissione, sarà discusso dal Consiglio regionale. Il consigliere Bochicchio auspica che l'approvazione definitiva avvenga entro la fine della legislatura, cioè entro novembre, per
per dare alla Basilicata strumenti adeguati e moderni per la gestione del ciclo dei rifiuti. È tutto, grazie per l'attenzione prestata. L'appuntamento è per la prossima edizione.